Un altro video ci introduce in un tema altrettanto importante della serata e fra un po' parleremo di quest'altro tema, la ricerca. Allora io prego la regia di mandare in onda sul nostro schermo, abbassare le luci, questo video. Grazie. In una regione marginale perennemente in crisi, in una regione dove la sanità è nell'occhio del ciclone, quasi fosse il contenitore di tutti i mali del territorio, esistono anche delle eccellenze che hanno dello straordinario. È il caso di Amalia Bruni, che nella cura dell'Alzheimer ha contribuito notevolmente alla ricerca. Amalia Bruni è la responsabile del centro di neurogenetica di Lamezia Terme, dove è stata scoperta una proteina cerebrale presente normalmente nel cervello, ma che nei malati di Alzheimer funziona male. Questa nuova proteina, non a caso, è stata chiamata nicastrina. Amalia Bruni difende ed esalta quanto di buono c'è in questa martoriata regione. Esistono tante positività che devono emergere, quindi io credo che forse sarebbe anche utile da parte dei mass media esattamente una ricerca sulla sanità calabrese che possa far tirare fuori quelle che sono le normali attività e il normale lavoro di tantissimi colleghi che fanno in condizioni spesso e volentieri disastrose, perché non gestiti, perché non gratificati, perché non aiutati. E credo che questo sia un lavoro importante. Certo, il mio centro emerge per questo aspetto della ricerca e quindi è chiaro che questo modello assistenza e ricerca che io ho fortemente voluto in tutti questi anni e che credo che sia vincente perché sia dare fiducia ai cittadini, la gente viene da noi esattamente perché sa che studiamo, che quindi in un modo o nell'altro conosciamo il problema, conosciamo. Bene, era la dottoressa nell'intervista Amalia Bruni, dirigente del Centro Regionale Neurogenetica di Lamezia Terme, veramente una donna straordinaria che grazie. Ecco, è arrivata, io la stavo per chiamare, dottoressa, un applauso di benvenuto perché. Grazie, grazie, assolutamente non straordinaria. Lei rappresenta, ma veramente mi permetterà, ma lei è l'eccellenza in Calabria, della ricerca non solo in Italia, ma veramente noi le siamo grati perché la ricerca, lei mi insegna, che poi può essere e deve essere la soluzione ai problemi, una diagnosi, come dire, precoce, una ricerca che deve andare avanti, magari con maggiori investimenti. Voi avete bisogno di queste cose e la gente ha bisogno di ricercatori, è vero, dottoressa? Assolutamente sì, la ricerca ci proietta nel futuro e ci consente di poter camminare per raggiungere una serie di obiettivi, quindi sono dei mezzi che sono aspetti di cultura però. E il motivo per cui nella nostra terra, ma in generale nella nostra Italia, questa ricerca è così vituperata è che non dà risultati immediati. Studiare significa studiare, sperare di avere dei risultati e non sempre si hanno. Io credo di essere stata una delle pochissime fortunate ad avere messo a segno tanti risultati importanti, comunque in una vita, in una breve vita, perché studiare spesso uno arriva a farlo tutta una vita senza avere nessun segno tangibile, nessuna concretezza. Eppure, nonostante le grandi difficoltà sicuramente che la nostra terra ha, esistiamo. Esistiamo perché abbiamo la testa dura calabrese, esistiamo perché comunque siamo sostenuti da un'associazione di volontariato, cioè è la società civile che si è messa in gioco anche in questo, per cui La politica dov'è? la politica è. Distratta. La politica ha voluto il centro di neurogenetica nel 97 quando arrivammo all'isolamento del gene della malattia di Alzheimer e il professore Nisticò, all'epoca presidente di giunta, decise che questa cosa Medico, doveva tra l'altro, no? nascere. Medico, Eh? Nisticò. Medico farmacologo, neurofarmacologo, quindi diciamo conosceva il valore e il livello degli studi che facevamo. E ovviamente però il centro nacque senza una lira. E per cui per anni, dal 97 fino al 2007, abbiamo girato con il piattino per raccogliere fondi anche con manifestazioni, cercando di andare avanti. Siamo stati finanziati dal Canada, siamo stati finanziati da tutta una serie di company straniere per i nostri studi, ma non dall'Italia o poco dall'Italia nazione, zero dalla Calabria. Poi finalmente nel 2007, attraverso campagne anche mediatiche importanti, ci volevano chiudere, quindi insomma avevano deciso che questa ricerca non dovesse far parte della nostra realtà, quindi
questi studi non dovessero essere appannati. Posso dire una cosa? Lo dico davanti alle telecamere. Che vergogna. Beh, sono cose che succedono forse anche da altre parti, non solo forse in Calabria. Non è chiaro. Chiaramente chiedo, noi non ce lo possiamo permettere. Dottoressa, direi. Io mi unisco a questo suo appello perché vorrei che Marcello Vocaturo stringesse su di noi, bel primo piano, non a me ma alla dottoressa che ci ha messo, oltre che la professionalità, ci ha messo la faccia. Noi partiamo, tutti i problemi partono dalla la soluzione dei problemi, parte dalla ricerca, ma è possibile che questa classe politica del passato, del presente o del futuro regionale e nazionale non investa sulla ricerca? La ricerca è il primo passo che si deve fare e io alzo un po' il tono in questo momento perché veramente mi vergogno. Se noi siamo ancora a questo stato, dottoressa, veramente c'è da vergognarsi, perché possiamo comprare qualche missile in meno, qualche aereo in meno da guerra, qualche cosa che si deve pagare e si può risparmiare, ma abbiamo il dovere morale di investire sulla ricerca. Io oggi pomeriggio, ieri, mi sono messo su internet per cercare di raggruppare un po' di notizie sul suo conto, ma c'è qualcosa di straordinario, video, giornali che hanno scritto di lei all'estero. Questa dottoressa mi racconta e ci racconta davanti alle nostre telecamere di questa modesta, seppur bella serata, che sono costretti a girare nelle piazze quasi col piattino. Dottoressa, veramente, io chiedo scusa al pubblico, però io penso che questa è anche la voce del pubblico, noi abbiamo bisogno. Io credo che questo però sia un aspetto importante del girare, no? Non è una vergogna, è il coinvolgimento della società civile che attraverso questo sente di partecipare a dei risultati, ad un cammino, ed è una conquista corale. Quello che noi abbiamo fatto assieme alla società calabrese, assieme alle famiglie, assieme agli ammalati, abbiamo fatto con loro, non sopra di loro, e questo è un altro passaggio secondo me importante, perché siamo noi cittadini che ci scegliamo il nostro futuro, non sono i politici, siamo noi, no? E noi dobbiamo camminare secondo le nostre indicazioni, secondo le nostre strade. Io dico soltanto una cosa, grazie per aver accettato l'invito e sono onorato, questa sera tornerò a casa arricchito di questa conoscenza. Io invito l'hostess, la nostra Valletta, a venire in palcoscenico, ci sarebbe ancora tanto da dire, ma ecco che arriva il riconoscimento per lei, mi permetto di leggerlo. Allora, alla dottoressa. Sì, allora io chiamo a questo punto, intanto lo faccio vedere il nostro regista, il nostro operatore, Marcello Vocaturo, un bel primo piano su questo attestato di stima che lo verrà a consegnare il dottor Maurizio Marotta, che è assessore del comune di Montalto. Eccolo qua. Buonasera, assessore. Salve. Allora, a lei il piacere di consegnarlo. Facciamo il passaggio formale proprio dell'attestato, veniva consegnato dall'assessore. Io insieme a voi voglio leggere la motivazione alla dottoressa Amalia Bruni per essere, chiedo scusa, ci sono i riflettori che mi danno un po' di problemi, alla dottoressa Amalia Bruni per essere una personalità di grande valore, profondamente legata alla sua terra, dedita con straordinaria tenacia allo studio, alla ricerca e all'approfondimento delle malattie neurodegenerative, con lo scopo di raggiungere sempre nuovi e brillanti traguardi. Una vita senza ricerca e non è degna di essere vissuta. A lei, grazie, dottoressa. Grazie, veramente, grazie. L'assessore vuole... Allora, due parole. Io sono assessore al Comune di Montalto Fugo, rappresento l'amministrazione e il sindaco che è qui con noi. Certo. Quindi sono onorato di avere sul nostro territorio un personaggio di così grande importanza per l'impegno profuso nella ricerca che oggi è di primaria necessità. Grazie dell'accoglienza e comunque il segno e il messaggio che comunque anche queste manifestazioni sono esattamente importanti per diffondere la cultura e per costruire un futuro migliore per tutti noi e per i giovani. C'è anche un ricordo che noi le consegniamo nelle mani dell'assessore e che lei credo conserverà con... Ecco, vogliamo aprire, così lo facciamo vedere, eccolo qua, un pensiero, un ricordo affettuoso che viene offerto dalla Coccarda,
Grazie ancora, dottoressa, veramente grazie per aver accettato l'invito e per averci raccontato in modo accurato quello che è il suo impegno quotidiano. Grazie davvero. Grazie all'assessore Marotta. Grazie a tutti, buona serata e buon proseguimento. Grazie, un applauso ancora e viva la ricerca!